E siamo arrivati alla pagina sportiva, ci occupiamo di calcio, iniziamo con il calcio di Serie C e partiamo dal Pescara, due turni al termine della stagione regolare, il Delfino domenica affronterà in casa l'Ancona e poi chiuderà appunto la stagione regolare a Fermo. Pescara che occupa la sesta posizione, a questo punto chiedo a Massimo Profeta che è qui presente in studio e saluto, Buon buon pomeriggio pomeriggio. Massimo, il Pescara si deve a questo punto più guardare le spalle o può aspirare addirittura al quinto posto? Beh, Come c'è il dubbio? ma io direi, insomma, intanto bisogna migliorare, no, di partita in partita. Certo, non ha molto tempo Cascione, che sta facendo un ottimo lavoro, a mio avviso, perché ha ridato ordine, solidità e equilibrio alla squadra. E certo, bisogna migliorare sul piano della proposta di gioco, però in questo momento, a 2 giornate dall'epilogo della stagione, bisogna conservare intanto il sesto posto, anche perché è insidiato, no, da Juventus Under 23, dal Pontedera, e poi provare chiaramente ad agganciare il Gubbio. Non sarà facile, perché è vero che la classifica dice 3 punti di differenza, in realtà sono 4 per via dello scontro diretto sfavorevole al Pescara. 3-2 all'Adriatico, vittoria per 3-2 quando c'era Zeman in panchina, 0-4 al Barbetti di Gubbio. Allora è meglio guardarsi le spalle, Beh, direi. sì, certamente, insomma, è chiaro che Fare più poi. punti No, possibili. poi bisogna considerare che il prossimo avversario è l'Ancona, eccola qui la classifica, che è tornata a sperare la squadra di Boscaglia dopo la prima vittoria di questa gestione sul Sesti Levante nella salvezza diretta. Tra l'altro ha anche un po' inguaiato il Sesti Levante, perché nello scontro diretto l'Ancona è in vantaggio con il Sesti Levante. Quindi è chiaro che i dorici arriveranno all'Adriatico Giovanni Cornacchia per cercare anche di vincerla questa partita. Sarà una gara vera, ecco, sarà una gara vera da giocare con molta intelligenza. Parliamo del Pineto? Sì, Pineto assolutamente. che diciamo ormai salvezza acquisita, no? Sì, no, Virtualmente il Pineto acquisita, andrà a Ferrara non ci sono domenica. dubbi, c'è molto rammarico per quello Eh che sì. avrebbe potuto essere onestato, perché Per l'ultima secondo sconfitta sì, l'ultima contro la sconfitta secondo me è Juventus. immeritata, però c'è stata l'ingenuità, va in vantaggio, ti fa rifare subito il gol, ecco lì diciamo che si poteva fare nettamente meglio. Ci sono 2 partite, e i playoff distano 3 punti, tra l'altro c'è lo scontro diretto a favore, favorevole con il Rimini, che occupa l'ultima piazza utile in chiave playoff, 47 punti. Il Pineto è chiaro, adesso giocherà a Ferrara, in casa della SPAL, che è stata rivitalizzata da Di Carlo, diciamo che ha quasi centrato l'obiettivo salvezza, quindi anche questa è una partita vera, e poi chiuderà in casa con la Torres. Insomma, nulla è scontato però, Ecco, per questa Paolo. partita torneranno a disposizione, ed è un bene, sia Sì, Teraschi che Germinario, due assolutamente. pedine importanti per questo bene. Sicuramente Germinario è stato uno degli elementi più interessanti in prestito dal Pescara, è stato praticamente sempre presente, ha dato un grandissimo contributo, è cresciuto in maniera esponenziale. Questo ragazzo del 2002 che fino a 2 anni fa giocava in eccellenza, anche Teraschi può dire la sua sicuramente, deve un po' correggere qualche, diciamo, qualche aspetto Carattere. caratteriale. Ecco, diciamo, sì, insomma, nell'ultima partita esterna di Vercelli col Sesti Levante, in 2 minuti e mezzo ha preso 2 gialli e poteva mettere in grave difficoltà il Pineto, che poi, malgrado l'inferiorità Riuscito a numerica, vincere. in 40, mi pare 48 minuti in 10 uomini, riusciva pure a vincere la squadra di Beni. E poi chiaramente mancherà Marafini, ecco, Marafini che stava facendo molto bene, per infortunio. Continuiamo questa panoramica Sì. calcistica, Massimo, scendendo nel campionato di Serie D, Girone F, dove ci sono le 4 abruzzesi, l'Aquila che rincorre sempre, anche se 4 punti, insomma, sono tanti da recuperare in queste giornate, ultime giornate, al Campobasso, e poi c'è comunque la Avezzano che è in zona playoff Sì. e che ti aspira ad entrarci, anche qui è piuttosto difficile. Il Notaresco invece che ha fatto il suo si è salvato in anticipo. Assolutamente, le 4 squadre abruzzesi sono state comunque protagoniste, Paolo, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti. L'Aquila 61 punti, a 4 lunghezze dal Campobasso, restano 3 giornate, 3 giorni. Il vantaggio è congruo, direi, no? Però, ripeto, nulla è scontato nel calcio. È chiaro che il Campobasso è stato anche fortunato a San Benedetto del Tronto, io ho visto gli highlights, ha preso una traversa con Tomassini, la sanbenedettese, anche un gol sulla linea salvato dal Campobasso su tiro di Fabbrini. Insomma, è riuscito a vincere questa partita che poteva essere lo snodo per l'Aquila. L'Aquila sta facendo un percorso eccezionale con Cappellacci sicuramente molto bene, Cappellacci ricordiamo che è subentrato a Epifani alla 10ª giornata, tra l'altro ha dato una solidità incredibile, l'Aquila con Cappellacci in panchina ha subito soltanto 11 gol in 22 Ecco, a partite. proposito di allenatori, Sì.
Massimo, tu che segui tutti i campionati, no, sì, di calcio, perché certo, il calcio per Antonomasia mi piace tantissimo. Le squadre di vertice, tranne sì, una, sì, è vero, mi direi tu, il Senigallia, hanno tutte cambiato allenatore. Assolutamente, assolutamente. Se vediamo la classifica, il Campobasso ha cambiato l'allenatore, l'Aquila ha cambiato l'allenatore, stessa cosa dicasi per l'Avezzano, perché c'è Pagliarini da due partite, e poi il Chieti, addirittura terzo allenatore con appunto con Luiso in panchina. Roma City e Senigallia sono le uniche squadre che non hanno cambiato anche allenatore. La Samba ha cambiato, quindi sì, no, sì, hanno cambiato tutti quanti l'allenatore. Il Notaresco sta facendo, secondo me, è stata la sorpresa per qualità di gioco e per organizzazione. Sicuramente ha espresso sempre un bel calcio e doveva salvarsi, lo ha fatto in netto anticipo, direi, la squadra di Alessandro Bruno. E poi il Chieti, grande rammarico, se vogliamo, ancora sì, in corsa per i playoff, per però quei due mesi scellerati. Beh, insomma, no, se andiamo a vedere, io oggi mi sono andato a divertire perché ho visto i numeri del Chieti a fine girone di andata con Chianese in panchina, aveva vinto 3-0 sul Matese in casa, poi esonerato. Era a 4 punti, era quinto in classifica, a un punto dalle 3 seconde l'Aquila, San Benedettese e Avezzano, e a 3 dal Campobasso. Arriva Iezzo, è stato un esonero secondo me inspiegabile, 3 punti in 7 partite, solo 3 punti in 7 partite. Con Luiso invece devo dire che c'è stata una trasformazione, 4 vittorie e 2 pareggi, ha rivitalizzato la squadra Pasquale Luiso, Luiso che io ricordo come un grandissimo attaccante, non solo nel Pescara, fantastico gol in Serie A con la Piacenza sul Milan di Sacchi, insomma tutti quanti ricordiamo quello che ha fatto da calciatore, però come allenatore devo dire che ha approcciato molto ma molto bene, e è ancora in corsa il Chieti perché deve recuperare 2 punti. Perfetto, grazie, grazie a Massimo Profeta. Io ricordo soltanto le partite di domenica di queste 4 squadre abruzzesi del girone F del campionato di Serie D. L'Aquila ospiterà il Riccione e poi le altre 3 viaggeranno, l'Avezzano a Tivoli, il Chieti a Monterotondo e il Notaresco giocherà in casa della capolista Campobasso.